C'è Vittoria? Possiamo Vittoria. metterla dentro un attimo. Vittoria, vieni. E c'è anche Riccardo. Ecco, eccoli qua, eccoli qua. Parla vicino al mio microfono. Vieni Riccardo, vieni di qua. Non parlare alla camera. L'abbiamo parlata. Voi benissimo, poi staccano su di loro. Loro sono i protagonisti di questa storia. C'è anche Francesco Isasca, che oggi non c'è, è a Torino che è a scuola. Siete la vostra prima Sì, esperienza? primissima, per me è la primissima proprio. Anche la Sì, tua? sì. Oh. E cosa che vi ha colpito dell'ambiente, essendo la vostra prima Sì. esperienza e della storia? Tutto quanto è un mondo bellissimo, proprio diverso, nuovo e soprattutto anche vedere che cosa c'è dietro comunque a un film è proprio bello, Sì, tutto, perché poi davvero. noi lo vediamo alla Esatto, televisione o al esatto. cinema, non ci Sì. possiamo rendere conto di tutto il lavoro Esatto. Sì, che c'è alle spalle. davvero, bellissimo. In breve, se volete raccontare la storia brevemente, il vostro ruolo all'interno del film. Allora, il mio ruolo è quello, il ragazzo che suda. Sono un ragazzo molto molto timido, che dentro di sé però ha un grande sogno, e cioè diventare un ciclista professionista, però purtroppo non ho i soldi, e quindi non è che mi metto lì a piangere nell'angolino, no. Mi rialzo, sudo, lavoro e la sera quando finisco di lavorare mi alleno per cercare di entrare nelle selezioni, per cercare di gareggiare A livello e spoilerare. tecnico, Grazie. proprio di ciclismo, quindi le scene sono delle scene lunghe o sono delle... perché sennò ci vuole comunque anche una grande preparazione fisica. Lui si è allenato molto quest'estate, ha fatto tantissimi chilometri e ringraziamo Giovanni Elena che ci sta dando una grande mano, sta Grazie, allenando Perché ci vuole una Riccardo tutti i preparazione giorni. non da Sì. E poco. poi quando è arrivato Chiappucci invece l'ha Svenato, ieri stravolto. sera ha detto siete contenti che non ci sono, ha detto soprattutto Riccardo, quando non mi vede. Sì. Invece il mio è il personaggio di Rosella, è questa ragazza che è una meccanica, quindi una ragazza diversa dalla classica ragazza, diciamo, una che sa fare tutto e crede in un altro ragazzo che è appunto Federico, e quindi anche lei si mette in gioco, l'aiuta, lo sprona soprattutto a realizzare il suo sogno, che è quello di diventare un ciclista. È una ragazza che non ha peli sulla lingua, quindi molto diretta, Senza soprattutto con filtri, l'altro ragazzo l'antagonista. che fa ruolo di Roberto, e quindi difende lui, è come se fosse la sua voce, diciamo, quindi sì. Va bene, noi adesso non dobbiamo andare a girare, abbiamo pochissimi minuti, vi ringraziamo tantissimo per essere venuti, veniteci a trovare magari anche un'altra volta, state con noi, i nostri set sono inclusivi, ma adesso vedo già il direttore della fotografia e tutti quanti che mi dicono Tutti dietro. Roby, è ora e devo andare. Va bene, vi Grazie, ringraziamo grazie mille molto per e un essere stato saluto ai vostri misterioso. telespettatori. Grazie a voi. Siamo qui anche con Gianni Parisi che interpreta nel film, ha il ruolo del papà del Del protagonista, protagonista. sì, di Ci può Angelo. spiegare qual è il suo ruolo? Certo, come no. Allora, io sono Gianni Parisi, come dicevi tu, interpreto Angelo Martino, papà di Federico. È un ruolo particolare perché mi tocca molto da vicino perché è il ruolo di un signore un po' depresso, mi tocca non perché io sia depresso, cioè lo sono in Normale, alcuni momenti, ma comunque. come tutti. No, sono principalmente un attore e interpreto il ruolo di un attore che va in disgrazia, perde la sua compagnia, il suo teatro e quindi la depressione è dovuta a questo tipo di problema che lui ha avuto. Non riesce a stare vicino al figlio, il figlio nel momento in cui cerca di sognare, cerca di voler coronare il suo sogno, purtroppo il suo papà non c'è preso da questo tipo di problemi. Poi alla fine si rende conto che deve assecondare, ovviamente, e come dire, supportare i sogni del figlio perché, come diceva Jim Morrison, non esistono sogni inutili, inutile è la vita di chi non sa sognare. E quindi è un percorso, credo che sia un film proprio sul sogno e sulla possibilità di realizzare i propri sogni. Io Sì, certo. mi trovo estremamente bene a girare con Roberto, la terza esperienza, questa, la prima, sempre con Roberto, fece una partecipazione al suo film Qui non si muore, sempre ambientato nella zona del Piemonte. Poi abbiamo inventato il secondo film dove ero protagonista, lui e mio padre, ad Agropoli, in provincia di Salerno, e adesso sono un coprotagonista di questa storia. I film di Roberto sono emozionanti perché li scrive e li realizza col cuore. E Sì, quando si si vede fanno. che è molto, molto partecipe verso il Sì. messaggio che comunque vuole inviare Sì, sì, sì. agli spettatori.
Non ti nascondo che spesso noi ci commuoviamo quando diciamo, quando al momento cambiamo magari delle frasi, delle scene che magari non ci suonano bene. Nel cambiarle ovviamente tocchiamo quelle corde dell'emozione e quindi del cuore. Quindi anche ieri abbiamo capitato che abbiamo cambiato una sequenza di una scena, abbiamo aggiunto una battuta e ci siamo commossi. Quindi spero che questa commozione arrivi al pubblico. Sì, ovviamente arriverà dove deve arrivare. Si spera. Siamo qui per questo. Grazie. Prego, figurati. Siamo qui con la mamma di Federico, che è il protagonista di questo film. Sì. La mamma Filomena. Filomena. Eh sì, una mamma coraggio, perché tiene unita questa famiglia che sta subendo comunque un momento difficile e cerca di tenere, come dire, un equilibrio sano, ma soprattutto l'unione della famiglia, quindi basata sull'amore e sulla fiducia. È un ruolo bellissimo, perché è coraggiosa, è forte, è determinata ed è molto amorevole, sia con il marito che con Federico, che ha questo sogno e lei non vuole fargli perdere questa speranza. Certo, da mamma... E da mamma si fa di tutto, no? La mamma è sempre la mamma, l'abbiamo detto prima. Quindi sostiene questo ragazzo. Sì, sostiene questo ragazzo, ma soprattutto, ecco, l'unione della famiglia, e sostiene anche il marito, che in questo momento sta vivendo un momento difficile e complicato. È la prima volta che lavori con... Sì, è la prima volta. Che lavoro con Roberto, sì. E l'ho conosciuto tramite Gianni Parisi, l'altro attore. E, insomma, sì, è una nuova esperienza, ma soprattutto un cambio proprio di città, no? È bello, sì. Anche questo, quando vai al lavoro cambi città, cambi abitudini, idee, pensieri. E quindi, insomma, è bella questa cosa. Certo, mi fa piacere. È da tanti anni che reciti? È un bel po', più di 20 anni. Sei un'esperta. Sì, faccio molto teatro. È più fiction che film. Però è bello anche questo, insomma. Il cinema è un mondo meraviglioso, assolutamente. Va bene. Ti ringrazio. Grazie.